l'amore. Sono queste le cose che ci tengono in vita. Il liceo classico è vivo più che mai, altro che lingue morte. A pensarlo e dimostrarlo saranno migliaia di studenti che insieme ai professori venerdì 15 gennaio apriranno le porte dei loro istituti per difendere la cultura classica e magari anche per sfatare vecchi e nuovi pregiudizi. Ad aderire all'iniziativa, denominata Notte dei Licei Classici, è stato il Nolfi di Fano che l'ha rinominata Notte della Cultura Umanistica. Abbiamo allestito musica, tragedie, testi di tragedie, perlomeno pezzi di tragedie musicate dai ragazzi, laboratori interattivi per il latino, per il greco, momenti di riflessione classica. Una grande soddisfazione. L'evento si svolgerà dalle 19 alle ore 23 al Polo Carducci a Fano e cercherà di coinvolgere tutta la cittadinanza. Lo scopo della serata sarà quello di mostrare al pubblico cosa significa studiare e amare la cultura umanistica, sperando di convincere le persone che non è qualcosa di appartenente al passato, tutt'altro. La nostra scuola si è dimostrata molto attenta a quella che è per esempio l'attualità, come ad esempio le nostre due assemblee d'istituto che si sono tenute a dicembre e a gennaio, in cui ci abbiamo parlato del tema del gender e della guerra in Siria e dell'integrazione. Se non ci fossero stati questi popoli, quali il popolo latino, il popolo greco, non vi sarebbe ad esempio una lingua anglofona, poiché infatti ci sono tantissimi termini che sono collegati a quello che è l'inglese. Quindi io penso che dobbiamo studiare la cultura antica proprio per conoscere noi stessi, questo motto delfico e socratico, ecco, per conoscere noi stessi e conoscere la nostra infanzia di, diciamo, popolo. Hanno inventato in quel periodo l'affresco, la prospettiva, il manierismo e il barocco, tutte invenzioni italiane. Ma non potete sapere che cosa hanno fatto? Sono morti a Lepanto sotto le insegne di Venezia per difendere l'Europa. Hanno difeso l'Europa.